Ciao a tutti e benvenuti su Sempre Navichi. Stasera voglio farvi vedere come potete struccarvi in maniera efficace e anche delicata quando non avete a disposizione dell'acqua e anche quali prodotti ovviamente utilizzare per fare questa operazione. Ve ne ho già parlato infatti in alcuni video precedenti. Generalmente a me piace struccarmi con dei prodotti che poi vanno sciacquati dal viso, e questo perché io amo la sensazione del viso fresco e pulito sciacquato con l'acqua. Non amo i prodotti che lasciano la sensazione di unto sul viso, e questo è uno dei motivi per cui ad esempio non utilizzo i classici lati detergenti e i tonici. Preferisco invece usare dei prodotti che vanno invece poi sciacquati, appunto, come vi dicevo, con l'acqua, di cui vi parlerò magari in un altro video a parte. Vi spiegherò meglio quali prodotti uso e come effettuo la pulizia invece normalmente durante ogni giorno. Quando però non ho a disposizione dell'acqua, oppure sono molto stanca o è molto tardi e quindi non voglio stare a lavarmi il viso, eccetera, eccetera, perché è un'operazione che comunque richiede ovviamente 5-10 minuti di tempo a disposizione, utilizzo invece questa tecnica che vi farò vedere adesso. Per cui, se siete interessati a capire come mi strucco quando non ho a disposizione dell'acqua, continuate a guardare. Allora, quali sono i prodotti che preferisco utilizzare per struccarmi quando non ho a disposizione dell'acqua? Allora, un prodotto che sicuramente non mi faccio mai mancare è questo, ed è la Bioderma. Ve ne ho già parlato in uno dei miei video top 10 di qualche mese fa. Si chiama Sensi Bio H2O. È una soluzione micellare per pelli sensibili. Quello che mi piace tantissimo è che ha una consistenza veramente acquosa, liquida, quindi non è un olio, non lascia la pelle assolutamente unta per niente, ma è nello stesso tempo molto molto efficace nel togliere tutti i tipi di trucco, compreso il mascara waterproof, la colla delle ciglia finte, eccetera, eccetera. Quindi è un prodotto assolutamente validissimo e nello stesso tempo anche molto delicato. Non brucia assolutamente gli occhi ed ha un'elevata tolleranza anche per gli occhi sensibili, quindi direi che con tutte queste cose per me si classifica assolutamente tra i prodotti ideali da utilizzare per questo scopo. Altro prodotto che uso sono questi dischetti di cotone molto grandi. In realtà li compro all'Esselunga, sono fatti in questo modo, costano circa 70 centesimi o 1 euro circa, quindi non costano tantissimo. Ce ne sono 50 all'interno di ogni confezione. In realtà ne esiste anche una versione un po' più piccola, ve la faccio vedere magari. Che è questa, come vedete sono molto più piccoli in proporzione, e io questi generalmente tendo però invece a utilizzarli o per lo smalto oppure quando non sono particolarmente truccata e voglio solamente pulire la pelle del viso. Mentre quando voglio togliere più trucco, sono molto più truccata, preferisco utilizzare quelli grandi, perché con un solo dischetto riesco a fare una metà intera del viso, anche se ho molto prodotto nella zona degli occhi, quindi il dischetto si sporca tanto. Un altro prodotto che mi piace tantissimo per struccarmi, perché è molto delicato, è questo. È un cotone bio, arriva dal Giappone. Io in realtà lo compro in un negozio che si chiama Muji. È un negozio giapponese anche qua, di cui vi ho già parlato, che vende tantissimi prodotti in realtà, sia di arredamento ma anche accessori e complementi, sia per il bagno che non ufficio, eccetera, piccoli contenitori. Quindi è un negozio veramente variegato nel tipo di articoli che ha all'interno. Però, come vi dicevo, mi piace particolarmente perché è un cotone molto morbido, non trattato. Infatti, come vedete, non so se riuscite a vederlo, forse qua si vede meglio, in alcuni punti si vedono anche delle colorazioni dovute al fiore, al seme della pianta che viene filato e lavorato. È un prodotto veramente morbidissimo, quindi se ho gli occhi poco truccati o comunque se ho gli occhi magari irritati in quella giornata, preferisco utilizzare questo tipo di cotone perché è molto più morbido e molto più dolce, soprattutto nella zona dove c'è la pelle più delicata o comunque che entra a contatto con gli occhi. E sempre da Muji poi generalmente compro questo tipo di cotone invece, che è perfetto per la zona invece oculare. È molto piccolo, molto sottile. È fatto in questo modo, è sottilissimo come vedete, e generalmente io lo utilizzo per proteggere la pelle al di sotto dell'occhio, evitando quindi che il mascara finisca anche su questo strato della pelle quando lo rimuovo e dover poi andare a pulire anche questo strato di pelle, quindi dover strofinare ulteriormente. Adesso vi farò vedere come faccio. L'altro utilizzo che si può fare di questi foglietti è in realtà quello di far sì che si imbevano di una particolare soluzione idratante, o comunque se avete delle maschere a disposizione, farli appunto, come vi dicevo, impregnare di questa crema o lozione che voi avete per idratare la zona di questi occhi, e lasciarli in posa. Quindi una volta che saranno imbevuti di soluzione o di crema, diventeranno anche leggermente appiccicosi, lasciarli nella zona dell'occhio e crearvi quindi, tra virgolette, una maschera per il contorno degli occhi, rimuoverli dopo circa 10 minuti. Quindi questi sono i due utilizzi che io faccio di questo tipo di cotone.
Anche questo cotone, come dicevo, l'ho comprato da Muji e ha un costo di circa un euro, se non sbaglio, ma dentro ce ne sono veramente tantissimi, quindi andrete avanti per un sacco di tempo. Quindi questi sono gli unici prodotti che utilizzo per struccarmi quando non ho a disposizione dell'acqua. Come procedo? Allora, la prima cosa che faccio è vado a versare questa lozione su i foglietti, quelli per la zona dell'occhio, e li metto, come vi dicevo, a proteggere la pelle al di sotto dell'occhio stesso. Badate che non avete bisogno di comprare questo tipo di cotone, perché potete fare la stessa cosa tranquillamente dividendo un dischetto di cotone a metà, quindi in questo modo, e poi tagliandolo in due e lo andate a sempre qua ad impregnare di liquido e poi a stendere in questa zona dell'occhio. Quindi potete tranquillamente fare anche in questo modo. Comunque io preferisco, per praticità e per perdere meno tempo possibile, perché generalmente, come vi dicevo, uso questa tecnica quando sono molto stanca, quindi voglio anche essere abbastanza veloce nel farlo. Dopo aver fatto questa cosa vado a impregnare un dischetto di cotone sempre con la medesima soluzione e lo lascio per qualche secondo poggiato sull'occhio, in questo modo, senza schiacciare troppo, ma facendo in modo che il liquido venga a contatto con le ciglia, su cui ovviamente c'è il mascara. Quindi picchietto leggermente con le dita, e solo picchiettando, ve lo faccio vedere, già parte del prodotto si toglie. Vedete che il mascara in questo modo va a depositarsi sul cotone e non sulla pelle. Quindi lo tengo per qualche minuto. Anche qua preferisco essere un pochino più paziente in questa operazione. Il liquido è anche fresco, potete anche tenerlo nel frigorifero, per esempio nei periodi estivi, è ottimo anche per le borse sotto gli occhi, quindi aiuta a drenare i liquidi e a sgonfiare se avete degli occhi gonfi. Dopo aver fatto questa operazione, in realtà quello che faccio è molto delicatamente vado tirando le ciglia verso il basso leggermente con il cotone, vado a rimuovere il cotone stesso e a pulire, come vedete, la parte dell'occhio. In questo modo tutto il make up è completamente rimosso ed è rimasto sia sulla parte del cotone che avevo sotto l'occhio, sia sul dischetto di cotone stesso. Come vi dicevo, se avete anche ciglia finte o altro non è un problema, nel senso che questo prodotto rimuove veramente tutto, compresa la colla e le ciglia che troverete sul cotone, e potete quindi ripulire ad esempio se volete riutilizzarle. Poi sempre nello stesso modo quello che faccio è, visto che di qua è sporco di mascara, giro il cotone dall'altra parte, e generalmente lo faccio con due dischetti in contemporanea, adesso ve lo farò vedere solo da una metà del viso. Prendo il resto del cotone, lo giro e pulisco il resto del viso, quindi cercando di seguire la linea, diciamo in un certo senso naturale, della pelle. Quindi non faccio ad esempio le sopracciglia al contrario e tiro sempre verso l'esterno per evitare di creare delle pieghe nella pelle e quindi andare a incrementare la possibilità, tra virgolette, di creare delle rughe. Anche qua cerco di farlo in maniera molto delicata. E come vedete, in questo modo tutto il trucco viene via e rimane anche qua sul cotone. Dopo aver fatto questa operazione, se voglio veramente struccarmi a fondo, soprattutto se sono truccata tanto, ho usato tanti prodotti come primer, fondotinta, correttore, eccetera eccetera, illuminante, fard, quindi ho tante cose sulla pelle, prendo un secondo dischetto di cotone, qua ne prendo uno solo per tutto il viso, quindi dopo che ho pulito anche l'altra metà del viso, e lo ripasso soprattutto sulle zone del viso e leggermente sulla palpebra superiore, senza andare a toccare però la palpebra mobile, ma solamente la parte, diciamo, che va tra la piega dell'occhio e le sopracciglia, quindi per pulire ulteriormente la pelle. Quindi questa volta, la seconda volta, poi vado a insistere un po' di più anche nella zona dell'attaccatura del viso, quindi anche vicino alle orecchie e sulla linea del mento. Tutto quello che mi rimane poi come prodotto di pulizia, vedete che c'è ancora dello sporco. Scusatemi, so che non è particolarmente bello vedere il cotone sporco, ma almeno rende l'idea di quanto effettivamente il prodotto è ancora rimasto sul viso. Tutto quello che rimane come liquido, vi dicevo, lo vado a tirare sul collo in modo da togliere eventuali residui di trucco anche sul collo, che spesso invece è una parte che si dimentica e quindi si tende un po' a trascurare
la linea del collo o sotto il mento, e qua invece è la zona in cui tendono più a formarsi un po' per tutti i punti neri e brufoletti, quindi non dimenticatela mai e magari insistete un po' di più in modo da essere certi di rimuovere tutto il trucco anche da questa zona. Come vedete il dischetto è altrettanto sporco, per cui in questo modo io ho rimosso tutto il prodotto che avevo sul viso. In questo modo il viso è perfettamente pulito, è idratato, non è per niente unto, come vedete. E a questo punto posso poi quindi effettuare le cure quotidiane per la pelle in termini di crema, crema occhi, eccetera, eccetera. Sicuramente una delle cose che faccio subito dopo è essermi sciacquata il viso, e quindi prima di andare a dormire, quella poi di effettuare la mia cura quotidiana della pelle con delle creme idratanti e dei trattamenti specifici per gli occhi, eccetera. Anche di questo magari vi parlerò in un video a parte sulla cura della pelle. Però uno dei prodotti che invece utilizzo spessissimo, sia durante la giornata ma anche la sera prima di andare a dormire, è il burro cacao. E come sapete, tra i miei preferiti ci sono il burro cacao della IOS. Ne posseggo ormai diversi e mi piacciono veramente tutti tantissimi. Il mio preferito è in assoluto poi quello giallo, che è il Lemon Drop, che ha questo sapore di limone. È l'unico che ha un fattore di protezione solare e che è anche, a mio avviso, quello assolutamente più cremoso sulle labbra, quindi scorre veramente benissimo. Non sto a dirvi i pregi e i difetti di questo prodotto perché ne ho già parlato ampiamente in un video a parte che vi linkerò qua sotto nel box informazioni. Però una delle cose che mi piace di più in assoluto, a parte il packaging, quindi la parte estetica, è che si possono stendere velocissimamente con una sola passata e senza aver bisogno di fare facce strane durante la stesura del prodotto, perché potete metterli a bocca chiusa, quindi in questo modo. La superficie coperta dal prodotto è infatti talmente ampia da andare a coprire perfettamente entrambe le labbra durante la stesura, durante l'utilizzo. Perché ve ne sto parlando? Allora, innanzitutto perché tra le idee shopping vi avevo già detto che ho comprato delle nuove profumazioni, in particolare oltre al Lemon Drop, all'Honeysuckle, Honeydew, a quello alla menta, che non mi ricordo il nome esatto, comunque ve li metto magari qua sotto nel video quando li trovo. Ho acquistato poi altre profumazioni, in particolare ho trovato questo set, tra virgolette, regalo, che è composto da tre burro cacao, uno lemon drop, che è quello che preferisco in assoluto, uno quello che mi mancava al Medicated Tangerine, e l'altro è la versione famosa di cui vi avevo già parlato, di cui vi metterò qua la profumazione esatta. I balsami sono assolutamente ottimi, sono al 95% organici e paraben free, quindi assolutamente anche ottimi per chi sta attenta anche agli ingredienti da cui sono composti i prodotti. E poi li ho trovati anche, come vi dicevo, in un cofanetto, sempre in edizione limitata, che conteneva questi due, uno rosa e uno viola, anche qua con due nuove profumazioni e due nuovi gusti che mi sono piaciuti tanto. Sono un pochino più asciutti, come vi dicevo, ma comunque sempre ottimi. E anche questa è l'ultima scoperta, che è diventato uno dei miei preferiti, questo sempre burro cacao alla vaniglia, che oltre ad avere un buonissimo profumo, in realtà ha anche una consistenza meravigliosa, molto simile al Lemon Drop come texture e anche come scorrevolezza sulle labbra. Per cui i miei due preferiti sono questo qua. Perché ve ne sto parlando? In realtà perché ho deciso di attaccare a questo video un giveaway. Sapete infatti che a me piace mettere in palio nei miei giveaway dei prodotti che non sono reperibili in Italia, o comunque che sono innovativi o particolarmente strani. E quindi ho pensato che fosse l'occasione adatta per lanciare a voi un piccolo giveaway. Ho acquistato per voi alcuni di questi prodotti, in realtà, come vi dicevo, i tre che preferisco, quindi ho acquistato, per una fortunata vincitrice o vincitore, un Lemon Drop, un Medicated Tangerine, un Summer Fruit, che è quello rosso, e ho anche acquistato uno stick extra alla vaniglia. Mi raccomando, leggete all'interno del box informazioni qui sotto esattamente le condizioni per partecipare e cosa dovete fare per partecipare, in modo da essere certi di non fare degli errori se volete poi entrare a far parte di questo giveaway. In ogni caso, il primo premio sarà costituito appunto da questi due burro cacao, quindi quello alla vaniglia e il rosso Summer Fruit. Il secondo premio sarà il Lemon Drop e il terzo premio sarà il Medicated Tangerine. Quindi ci saranno tre fra di voi che potranno vincere questi tre prodotti. Vi spedirò ai vostri indirizzi, quindi ovviamente tra le condizioni dovete essere maggiorenni, o se non lo siete chiedere permesso ai vostri genitori, perché dovrò chiedervi i dati per potervi spedire i premi stessi. Il giveaway è aperto a tutte.
Quali sono le condizioni? Allora, uno, dovete essere iscritti al mio canale e poi dovrete lasciarmi uno ed un solo commento, mi raccomando, perché chi ne lascerà più di uno verrà automaticamente escluso nel caso fosse sorteggiato. Quindi uno ed un solo commento. All'interno di questo commento dovete mettermi due cose. Uno, dovete scrivermi qual è la cosa che vi piace di più del mio canale, e per cose che vi piacciono di più del mio canale non mi aspetto di trovare cose del tipo: ah, mi piace il colore dei tuoi capelli o il colore dei tuoi occhi. No, voglio sapere esattamente cosa vi piace. O dei miei video o del mio modo di fare video o dei miei tutorial, eccetera, eccetera, quindi qualcosa nello specifico legato alle cose che dico o alle cose che vi faccio vedere. E la seconda cosa che dovete scrivermi all'interno del commento è invece una cosa che non vi piace del mio canale o dei miei video. Anche qua non mi scrivete: non mi piace il colore dei tuoi capelli, ti vorrei nera piuttosto che castana, eccetera, eccetera. No, vorrei qualcosa di un po' più costruttivo, perché lo scopo di questo è aiutarmi a rendere questo canale non solo più di intrattenimento per voi, ma anche contenente più informazioni utili e nel modo forse più piacevole per voi da guardare. Quindi mi raccomando, siate sincere, senza problemi, io non mi offendo in nessun caso, c'è sempre da migliorare, c'è sempre spazio da migliorare sia sui video sia sui contenuti, per cui aspetto i vostri suggerimenti. E qualora riusciate o abbiate delle idee, datemi pure anche dei consigli costruttivi. Quindi cercate dove potete magari di motivarmi il perché non vi piace una certa cosa, in modo da darmi un'informazione in più e far sì quindi che sia più utile a me nel cercare una soluzione, come ovviare a questa cosa che non vi piace. La data inizio e fine del giveaway saranno come al solito scritte all'interno del box informazioni qui sotto tra le varie condizioni. Questa volta le persone che vinceranno non saranno sorteggiate random, ma le sceglierò io tra le persone, tra quelle che mi avranno messo i commenti, sia in caso positivo che in caso negativo, più utili o comunque più costruttivi. Vi annuncerò poi chi ha vinto con un video a parte e ovviamente vi motiverò anche perché ho scelto determinate persone a seconda dei commenti che mi metteranno. Spero quindi che il video vi sia piaciuto, auguro buona fortuna a tutte voi e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!